Buon inizio settimana a tutti. La fortuna aiuta gli audaci. È proprio il caso di metterla in questa direzione, considerato quella che è stata la prestazione del Foggia, l'ultima in ordine di tempo al Massimino di Catania. Alzi la mano chi alla fine del primo tempo avrebbe scommesso un cent sulla vittoria dei rossoneri. I padroni di casa andavano al riposo meritatamente in vantaggio in virtù di una prestazione fino a quel momento ineccepibile sul piano dei contenuti, sul piano dell'agonismo, sul piano della voglia e della volontà di portare a casa il successo. E il Foggia praticamente non pervenuto, tanti gli assenti, ma le assenze c'erano anche dall'altra parte, e Zeman aveva dovuto fare di necessità virtù, cercando di mettere in campo il miglior 11 possibile. Fra l'altro, in partenza, due uomini che teoricamente dovevano partire fra i titolari, invece si ritrovavano in panchina. Ci riferiamo a Gallo e Ferrante, che sarebbero stati poi gli uomini del destino di questo match, perché poi, a inizio ripresa, con il loro ingresso è cambiata la musica. Il Foggia pian piano è venuto fuori, è vero che ha rischiato in un paio di circostanze anche di beccare il gol che poi avrebbe virtualmente chiuso il match, però si è incominciato a capire lontano un miglio che sul piano del dinamismo, sul piano della corsa, la formazione di Zdenek e Zeman sarebbe venuta fuori alla distanza. E così, puntualmente, è stato. Il Catania si è sciolto come neve al sole, Catania che era reduce anche dall'impegno infrasettimanale con la Vibonese. Il Foggia è stato bravo a saperne approfittare. Così ha trovato prima il gol del temporaneo pari con Gallo, che è stato abile a ribattere in rete una conclusione dal limite sul calcio piazzato di Peterman, e poi, quando più nessuno se l'aspettava, a tempo scaduto, ecco l'acuto di Alexis Ferrante che va a cercarsi, a procurarsi il rigore che poi permette al Foggia di completare la rimonta e di portare a casa un successo preziosissimo. Alla fine, ovviamente, delusione in casa Catania, grande invece gioia in casa rossonera, come normale che fosse, con Zeman in piedi a godersi meritatamente questo successo, il secondo consecutivo che, come dire, se non rilancia le ambizioni del Foggia alla luce di quello che è accaduto negli ultimi giorni, comunque lascia intendere che il lavoro di Zeman in prospettiva è destinato a dare i suoi frutti. Il Foggia sale a quota 20 in classifica generale, ai noi, ne avesse di 24 di punti, adesso sarebbe nelle primissime posizioni, ma tant'è, Foggia che alla fine è stato più forte di tutto, anche della penalizzazione e di un fine settimana sul quale davvero è meglio stendere un velo pietoso. Vi aspetto domani, ciao.